Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, presenta... Tutto il calcio, minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti con Roberto Bortoluzzi. Siamo al San Paolo al 13esimo, una frazione di secondo di ritardo per seguire l'azione dell'Inter in area di rigore napoletana, pericolosa, con il tiro finale di Cucchi e palla che terminava a fil di traversa. Da notare che Cucchi al 9° minuto si era presentato in area di rigore solo davanti a Castellini e aveva messo in rete, ma era stato lanciato in posizione di fuorigioco. Almeno Bergamo e Guardalini hanno dato il fuorigioco. L'esperienza ci dice che in queste circostanze non è mai bene così pretendere di saperne più della moviola. Aspettiamo il responso della moviola. Comunque Cucchi, ripeto, aveva segnato al 9° gol annullato per fuorigioco. Il Napoli è in vantaggio per 2-1 con il secondo gol realizzato da Dal Fiume al 3:30. C'era stata azione di calcio d'angolo, prima botta a rete da parte di Bertoni, respinta, inserimento da parte di Dal Fiume e gol con successiva ammonizione di Zenga che protestava. Un minuto prima di questa azione non si erano intesi, invece Dal Fiume e Bertoni, appena entrati in area di rigore, si sono intesi in un certo senso 30 secondi dopo nell'azione del gol napoletano. Al 7° minuto Collovati in area di rigore del Napoli a seguire di petto, ma non riesce a controllare il pallone. Subito dopo una bella parata in calcio d'angolo di Castellini. Poi al 9° vi avevo detto dell'episodio del gol annullato all'Inter. Adesso siamo al 14:30 sul punteggio di 2-1 per il Napoli sull'Inter. La linea Torino. Attenzione Napoli in Serie B a Bari. Bari 1, Taranto 0, 22esimo Bivi su rigore. Claudio Ferretti in breve. Qui a Napoli siamo al 24esimo e Napoli sta dilagando. Siamo ormai sul 3-1 per gli azzurri sull'Inter. Un attimo fa c'è stata l'ennesima occasione del quarto gol al 23esimo. Maradona in area di rigore riceveva da destra, colpiva al volo, superava Zenga, ma c'era un difensore che all'ultimo momento riusciva a mettere in calcio d'angolo. Precedentemente al 17esimo intanto vi ricordiamo il gol di Bertoni di testa su cross di Caffarelli. Al 20esimo tango argentino, gran lancio effettato di Maradona a tagliare tutto il campo per Bertoni che se ne andava a rete, entrava in area di rigore, calciava in corsa, cercava l'angolino opposto, la palla andava a circa 30 centimetri dal palo. Al 22esimo sostituzione nelle file dell'Inter, entrava col numero 15 Causio al posto di Bini. Siamo adesso al 25esimo, il Napoli conduce per 3-1 sull'Inter. Linea Torino. A San Paolo siamo al 34esimo, assistiamo adesso all'azione dell'Inter, il tiro di Causio, la respinta da parte di difesa napoletana, si impossessa del pallone, Maradona che riesce a saltare due avversari, ma poi la palla va troppo lunga su Bredi che, ecco, controlla il pallone, poi punta verso l'area di rigore, c'è l'intervento su di lui da parte di Celestini, la palla termina in fallo laterale. Non sappiamo se l'arbitro darà il calcio di punizione o il fallo laterale, più probabilmente. Siamo intanto al 35esimo sul punteggio di 3-1 per il Napoli. Rimessa in gioco effettuata, respinta da parte di Ferrario all'altezza della lunetta e palla che adesso è manovrata nel cerchio di centrocampo. 3-1, ripeto, al 35esimo per il Napoli sull'Inter. La linea Torino. Siamo quasi al termine anche qui al San Paolo, mancano soltanto 2 minuti e mezzo al termine della partita, risultato ormai fissato sul 3-1 per il Napoli sull'Inter. Al 37esimo, prima sostituzione delle file del Napoli, entrava Boldini al posto di Dal Fiume, poi al 39esimo ancora un gran sinistro. Attenzione, Ferretti, ti interrompo, da Ascoli si è conclusa la partita, 1-1 fra l'Ascoli e la Juventus, a terra linea. Si è conclusa anche a Roma, Lazio 0, Sampdoria 3, la Lazio ha concluso in 10 per l'espulsione di Dell'Anno. Vi dicevo al 39esimo ancora uno splendido sinistro di Maradona, sinistro di precisione che sfiorava il palo opposto e poi subito dopo la seconda sostituzione delle file del Napoli l'uscita di Marino ed entrava al suo posto De Vecchi. Siamo
al 43esimo minuto, Napoli 3, Inter 1, linea Torino. Enrico, finale da San Paolo, Napoli batte Inter 3-1. A San Paolo invece è finita 3-1 per il Napoli sull'Inter. Per alcuni aspetti è sembrata una partita già estiva e questi aspetti si chiamano Rummenigge soprattutto, ma anche Altobelli e Bredi, che sono apparsi svuotati dal caldo. Risultato, l'Inter ha retto al Napoli soltanto un tempo, al massimo fino al nono del secondo tempo, quando è stato annullato il gol di Cucchi per fuorigioco. Primo tempo che era terminato 1-1, apertura delle marcature al 17esimo, Bertoni direttamente su calcio di punizione all'incrocio dei pali, al 39esimo il pareggio dell'Inter con Baresi, anche questo un gol da fuori, un gran tiro di Baresi al volo da una ventina di metri. Napoli subito in vantaggio nella ripresa al terzo minuto, su calcio d'angolo, primo tiro a rete di Bertoni, respinta e inserimento di Dalfiume e gol, era il 2-1. Al nono minuto, vi dicevamo, gol annullato all'Inter, Cucchi veniva pescato in area di rigore, si presentava libero davanti a Castellini, lo batteva ma il gol veniva annullato per fuorigioco e a questo punto il Napoli dilagava. Al 17esimo ancora, come nel primo tempo, evidentemente un 17 che porta fortuna al Napoli, ancora Bertoni di testa su perfetto cross di Caffarelli ed era il 3-1. Maradona e Bertoni esaltati a questo punto andavano ancora a caccia del quarto gol in contropiede, lo sfioravano almeno in un paio d'occasioni, il risultato non cambiava ma offrivano comunque sprazzi godibilissimi. Risultato finale che ripeto è di 3-1 per il Napoli sull'Inter, la linea a Torino.